Benvenuti ad un altro episodio di Una mamma per nemica. Mamma, noi facciamo invece di una mamma per amica, una mamma per nemica, ovvero che la tua mamma ti fa tante cazziate, ti vorrebbe Oggi uccidere. sto calma. Oggi stai calma. Ah no, non ci piace nervosa. L'altra volta, nell'altro vlog, ma lo sai che un sacco di ragazze hanno detto: ma che simpatica la tua mamma. Sì, ma è simpaticissima. Ho adorato il momento con tua mamma, è piaciuta assai quando stavi tu nel vlog. Pure a me, pure io ho adorato come mi hai fatto la lavastoviglie. Voglio sapere quanto ti impara. Ora mi comincio a agitare. Man mano che peghi i piatti sputo, no? Mamma, ma guarda, sono i piatti soltanto di 4-5 giorni accumulati. Ma dovete mettere l'acqua dentro, come te la già dicono? Se non Ma me l'ho l'avessi messa scritto, l'acqua metti. dentro. Man Guarda mano. quanta acqua dentro qua. Senti, man mano che prendi una cosa, invece di mettere nella vasca, metti direttamente nella lavastoviglie di debito. Parolacce, no, mio No, Dio. togli, ma c'è un mangiare di più. Togli, la tagliamo questa parte. Vabbè, comunque. Scusi, sporchi la roba. Metti direttamente qua dentro. Eh no, perché quello dice si deve. Ah, a proposito, facciamo vedere lo scopettino. Quello che mi hai dato. Dove l'ho buttato? Me l'ha dato, l'ho buttato, non so dove, aspettate. Dove sta quello scopettino? Ma. Oh, che puzza sta qua sotto. Ecco qua. Guarda. Questo me l'ha comprato mia mamma. Mamma, a che serve questo scopettino? A Prima farsi di lo mettere i scrub? piatti in lavastoviglie si devono spazzolare un po' in modo che non vengano bene, altrimenti se tu già non metti niente, non li metti la muccia, Cioè, tu praticamente non fammi riusciamo capire, io ho a lavare. la lavastoviglie, ma li devo prima pulire con questo scopettino, prima di metterli nei piatti, prima di metterli nella No, lavastoviglie. tutti, quelli che sono proprio Ma attaccati. scusa, ma io, cioè, ho pagato a fare 500 euro questa lavastoviglie per poi Devi pulirli metterli là che sono più attaccati. Allora tu ce l'hai una manca, allora si rimane in mano. con... Lo spazzolino dei denti. Vabbè. Va bene, mentre mia mamma fa la lavastoviglie... Io vado a finire di preparare. Mio amore, che c'è? Che c'è, amorina? Vieni a fare un salutino a tutti. Che c'è? Vieni qua. Sei scassato, non ci sta di più. Ah, sì, perché ieri si è rotta una ciotolina. Mi ho sparagnato la lavata. Ho comprato questa scopa, ma è troppo bella, vero? Guarda, è una scopa praticamente natural, 90%, è tutta naturale. È tutta naturale, 90% riciclata, riciclata. È tutta roba riciclata. Hai visto com'è bella? La plastica riciclata. Hanno usato la plastica. Aspetta, aspetta, che c'è? Cosa sbraiti? Tu questa acqua, no? Te l'ho detto, devi mettere l'acqua dentro, altrimenti non viene. Allora tu vedi che è così. Fai un po', prima di mettere, ti fai una passata così con questo, vedi si toglie tutto il grosso. E poi lo metti nella vasca. Cioè, scusa mamma, ma io faccio proprio più presto a lavarli i piatti così, non ho Pensi a capito. 60. Cioè, che ce l'ha a fare la Se tu ci metti l'acqua appena le mangi, Ah, se no. li metti nell'acqua appena le mangi. Dovresti uguale. Invece di una lavastoviglie, mi dovevo comprare una cameriera, scusa, che mi lava i piatti. Vabbè, facci vedere che cosa ci vuoi far Il vedere. quadro che ho fatto. Il quadro che ha fatto. Com'è? Fallo vedere, scusa. È come si Ah, cioè, vede. vieni qua che c'è la luce. I limoni, un quadro di limoni. Bellissimo, l'hai fatto tu? Oh, sei troppo bravo, papà. Sto diventando un acquario, visto? Papà, ma Natale è finito, ma perché papà era Babbo Natale? Sto a Perché barone. sono lì. Lì, lei ma c'è. No, è troppo bello, ma mo lo vendi? Se voglio comprare, appunto. Non è vero, scherza. Che poi ci dicono che tu fai il commercio che vendi le cose. Lo regalo! Lo regali Ho a chi? sempre regalati qua. Quelli te li ho regalati. Questi qua. Questi quadri qua, vero? Sono Chi bellissimi. li ha L'ha fatti questi? fatti tutti mio padre. Momento soddisfazione per mio padre. Che c'è? Mamma, che c'è? Mamma, che c'è? Dici, mamma, che c'è? Ti vedo un po' nervosa. Sì, ma c'è perché che sa che la pentola che sta a 50 euro. Tu l'hai ridotta così la prima volta, ma che fa? Sei incosciente. Il picciolato.
incosciente. Incosciente per aver bruciato una pentola. Perché non sei responsabile. Non sei responsabile. Non sei responsabilità. Tu dicetti, lo sa, carte la. Perché le pigliate qui? Lo dicetti, pigliaci quelli là. Pigliaci quelli là del mercato di 5 euro. Di acciaio, no? Di acciaio. Ma scusa, ma è colpa mia, guarda tu. Ma è colpa mia se la pentola si incrosta. Uffa. Il fuoco non le fasci, non lo devi far uscire fuori dalla, dal bordo della pentola. Non le metti a fiammarti, non deve toccare il fuoco la, il manico, deve stare solamente al centro. Va bene, mamma. Eh sì, va bene. Vuoi sempre che lo dici alla padrona. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Caramelle non ne voglio più, di rose e violini. Questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Madonna, quanto ci buona, mamma tua, quanto ci buona. Mamma ti ama tanto, tanto. Buona. Questa è Piazza del Gesù, Napoli. Si gela, si gela, si gela. Bello. Vorrei stare su quella fiamma. Freddo, è un'impressione, si gela. Pulcinella, aspetta, aspetta che sei ubriaca. Ragazzi, saltiamo per riscaldarci perché fa troppo freddo. Andate a vedere anche il vlog di Renzi, perché anche Renzi sta vloggando. Ma le bancarelle stanno chiuse comunque. Le bancarelle stanno chiuse perché fa troppo freddo. Ciao. Perché Renzi con la macchinetta, noi siamo carine. Siamo le sorelline belline. Andate a vedere anche il mio vlog. Due vlog in uno. Due, two is meant to one. Yeah. Questo è tipico per la sfogliatella napoletana. Che ne fai Chanel, Gucci, o che? Ma che ne vendi le bancarelle abusive? Riprendere le bancarelle abusive, dice mia sorella. Che meraviglia, qua siamo a San Gregorio almeno, dove ci sono tutti i presepi, tutte le cose. C'è Nancy che è tipo la Madonna ibernata, la Madonna ibernata, gelata. Guarda qua, la scopina scaccia guai. Troppo carina, dai compratela, dobbiamo scacciare tanti guai. Sono tutti i personaggi, guardate. Pino Daniele, dietro c'è Renato Zero. Poi che altro c'è? C'è questa, non lo so. Non li riconosco, sono un po'. Grande Renzi. Poi c'è il Papa. E Jenny Savastano. Di Gomorra. Oh vabbè, fantastico. Bellissima. E questa chi è? Chi è questa? Baci Stellari, Valeria Marino. Ma non ci assomiglia assai però. Bello. Ah, questo è Ciro, Ciro di Marzo. Guarda, Ciro di Marzo e Pietro. Questo è Claudio Baglioni. Massimo Ranieri. Ah, Massimo Ranieri. E Laura Pausini. Chi? E questo è quello, Tiziano Ferro. Questo è Stash, The Colors. Sì, Stash. Bello, dai. Ma come è bello? No, ah, sì, quello è Belen con la farfallina. Con la farfalla. Not for sale. Questo fa tutte cose fritte. Mamma mia. Tutte cose fritte, le tue preferite. Le tue preferite, le pizze fritte, le frittatine. Quest'altro fritto, quest'altro fritto, melanzane, taralli. Voglio tutto, tutto. Abbiamo fame, abbiamo preso pochissime cose, frittatine, tutto fritto, nulla di sano, un bel cuoppo pieno di roba. Ok, non abbiamo per niente fame. Ma
Ho appena ingurgitato 3000 calorie di roba fritta. Domani mi pentirò, ma adesso godo. Frittatina fritta. Beh. Ditemi come si fa a non mangiare sta roba, cioè frittatina fritta dentro c'è di tutto. Sto morendo. Sei gelata sta roba. Ma no, è troppo buona. La faccia della felicità. No, vabbè. Buonissima. Mi ha frenato? Che sono me? Sono the fan face. Siamo venuti a fare un giretto al centro commerciale, che comunque ci sono i saldi, quindi speriamo ancora di poter fare qualche acquisto del secolo. E poi devo dire la verità, così almeno ci riscaldiamo un po', perché fa freddissimo per strada, quindi qua poi è tutto riscaldato ed è bellissimo. C'è un sacco di gente. Ho trovato la mia giacca, l'ho guardata. Vabbè, guardate nei saldi cosa succede. Sembra tipo il mercato, che brutto. Salvate i fidanzati dai saldi. Lei che prova i vestiti e lui che le matine. No, povero, siamo tutti con te, dai. Manca poco, guarda, se vorrebbe fuggire, povero. Ciao. Come vamo? Va benissimo, amo, basti avviciniamo. Ragazze, sono distrutta, sono appena tornata a casa. Non ho neanche il coraggio di togliermi il giaccone perché sto proprio, mi sono gelata. Però è stata una giornata fantastica, veramente bella. Mi ho fatto tante cose belle, poi ho incontrato tanti di voi che mi hanno salutato, quindi per me è sempre un piacere quando comunque mi salutate. E poi ho fatto tanti acquisti. Però praticamente tutta quella roba che ho mangiato mi ha fatto venire mal di stomaco, ovviamente io non sono abituata alla frittura, alle cose non sane, però me lo sono goduto perché non mangiavo tipo una pizza fritta da anni, e comunque vivendo qua a Napoli è veramente una bestemmia, tra virgolette, non mangiare queste cose, quindi ogni tanto me lo concedo. Poi però adesso prima o poi finiranno queste feste e bisognerà mettersi a dieta. E comunque me lo sono goduto alla grande, è stato bellissimo. Ho fatto anche degli acquisti, degli autoregali più o meno costosi, più o meno inutili, perché gli autoregali sono belli proprio quando sono costosi e inutili, ragazze, e proprio ti rigenerano e ti portano il buon umore, e ogni tanto ci vuole. Come sapete, non sono molto amante di delle cose materiali, di spendere soldi facendo comprando cose eccessivamente costose, così. Però secondo me ogni tanto qualcosina di proprio per noi stessi, una coccola che uno si fa comprando qualcosa di anche costoso e anche inutile, e sì, ci sta. Comunque sono stanchissima, e tra l'altro mi è venuto anche un mal di schiena tremendo, perché alla fine abbiamo camminato tantissimo, quindi mi vorrei fare un bel bagno caldo e cercare di farmi alleviare questo massaggio alla schiena, ma ci vorrebbe un bel massaggio, un bel massaggiatore. Poi faccio vedere le cose che ho comprato, dai. Tina, te lo vuoi togliere il vestitino? Mammina te lo toglie? Hai incontrato un sacco di spasimanti oggi, è vero, a mamma? Dai. Di vestitino, che così stai più libera. Dimmi un po' se sei normale a fare tutto ciò. Perché fai tutto ciò? Perché sei liberata dal vestitino? Ti sembri tipo quando ti facevo il bagnetto. Guarda, basta mamma, perché fai tutto ciò? Non ti capisco perché stai rotolando, rotoli. Oh mio Dio. Basta mamma, basta. Basta, ti fermerai prima o poi. Che fai questo? Dai. Oh mio Dio. Che pazza. Cosa ho comprato? Ho speso la bellezza di 80 euro per aver comprato praticamente il nulla.
Poi mi sono fermata da Intimissimi, che secondo me è un negozio bellissimo, che però vende un po' caro. Non so, donne, ditemi la vostra. Secondo me è un po' caro, però vende, vende bene. Cioè, tipo per esempio la roba di Intimo, comunque anche reggiseni, i pigiami, durano comunque tantissimo, quindi secondo me sono di qualità. Ho preso due cose, ho speso 80 euro coi saldi, quindi super costoso, e, però sono contenta di averlo comprato. Quindi il mio autoregalo costoso e inutile, veramente inutile, perché comunque non mi serve, ho comprato questo pigiama. Comunque ho tanti pigiami, e comunque questo pigiama scontato, pensate, veniva 50 euro, cioè veramente una roba, e scontato meno 15 euro, quindi dovrebbe essere 34 più o meno, sì, se la matematica non mi inganna. Però è molto carino, è color panna crema e porta un inserto, questo qua, molto semplice, e mi piace molto. Ah, anche sotto ce l'ha, molto fine e carino. E il pantalone è molto caldo, è veramente un tessuto molto bello, quindi io poi ho comprato già in passato delle cose da Intimissimi, durano tantissimo, quindi ne vale la pena. E poi sotto il pantalone c'ha solo questo elastico, è molto semplice, quindi prima cosa inutile, perché insomma anche se è scontato comunque era caro. E poi questo qua, ta-ta-ra-ta, una cosa super sexy e inutile, perché cioè praticamente di queste nere così io ne avrò tipo una quindicina, però mi piacciono tantissimo. Ed è nero ed è sotto, porta, la cosa bella è che porta anche sotto il ricamo, vabbè, semplice. Comunque questa qua, ragazze, cioè incredibile, io non me ne ero accorta, costava 59,90, cioè 60 euro sta cosa. Meno male che quei saldi meno 18, quindi mi è venuto a costare 60, 50, meno 42 euro, comunque super costoso, no vabbè, però è bella, bellissima. Poi qua porta questo fatto così, comunque ce n'erano tante, però insomma mi sono già un po' pentita, perché al momento non avevo capito, perché poi dice meno il 30%, dice vabbè, però non pensi che costava 60 euro una sottanina, vabbè. Ogni tanto anche un autoregalo costoso inutile ci vuole, dai, me lo autodico per convincermi che già mi sono pentita. Fatemi sapere voi che avete comprato, se avete trovato qualcosa con gli sconti, se siete state fregate come me. Ragazzi, mi sono preparata questa tisana per digerire la roba fritta, no vabbè, linea, dai, fai ridere. No, che poi linea o gonfiore addominale? Ah, ho preso gonfiore perché ce l'ho tutte e due, eccole qua. Praticamente ho sia gonfiore che linea, che sono molto molto simili. Alla fine ho messo gonfiore addominale, quindi quella là al carciofo. Comunque sono tutte e due ottime per sgonfiare la pancia dopo le pizze fritte, credici. E no, però a me piace, che adesso mi metto al computer, bevo una cosa calda, un po' digestiva, e mi piace tantissimo. E entrambe le ho comprate al Selex, ve lo feci vedere in un video acquisti. L'amore dura e a volte invece fa male. Quanto è vera questa frase, quanto è vera. Cioè non so voi ragazzi, ma questa è una delle canzoni che a me mi tocca, cioè che veramente, cioè mi fa, mi tocca proprio le corde del cuore, non so come spiegarvi, cioè solo sentire la sua voce, il ritornello, mi fa emozionare tantissimo. E praticamente in questo periodo la sto sentendo praticamente ogni sera questa canzone.
sometimes it hurts and stays. Cioè, bellissima. Cioè, non importa, io troverò qualcuno come te, però ti auguro comunque il meglio, mi auguro comunque il meglio per te e non dimenticarmi. A volte l'amore dura e a volte invece fa male. E quindi ragazze, vi mancava il momento musicale con Carlita vostra? Vabbè, scherzi a parte. Ridiamo per non piangere. Ragazzi, vi mando un bacio grande. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Nonostante questo momento malinconico, a me c'è sempre la mia giornata un momento malinconico, serio, insomma, di riflessione. No, riflessione, insomma, esistenziale. Un po' un contatto con me stessa. E spesso grazie alla musica riesco ad emozionarmi, a riflettere comunque. Quindi spero che vi sia piaciuto questo vlog, mi raccomando lasciatemi un bel like se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei vlog, e io ho passato veramente una giornata fantastica. Adesso sto qua con la mia tisanina, eccola qua, la bevo, la sorseggio e monto il vlog e vado a dormire poi, quindi vi mando un grosso bacio, vi voglio bene, ciao. Right, so we run.